Buonasera gentili telespettatori e benvenuti all'edizione serale di Prima TG. Sono fermamente convinto della funzione essenziale della Corte dei Conti nell'ambito del controllo, che deve essere intransigente, ma con la stessa fermezza confido che tale controllo sia rapido. I tempi straordinari che viviamo lo richiedono. Ad affermarlo è il Premier Mario Draghi alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2021. Presenti anche il Presidente della Repubblica Mattarella e il Presidente della Camera Fico. Oggi il ruolo della Corte diventa ancora più cruciale. Il Recovery and Resilience Facility riconosce al nostro Paese risorse imponenti con una chiara linea di indirizzo, ovvero investire sul futuro. Sta a chi governa fare le scelte strategiche. Sta a chi amministra eseguirle in maniera efficace ed efficiente e a chi controlla verificare che le risorse siano impiegate correttamente. Governo, Parlamento, amministrazione pubblica, Corte dei Conti e tutte le istituzioni del nostro Paese devono essere coprotagonisti di un percorso di rinascita, sia economica che sociale, ha poi aggiunto il Premier Draghi. Sono 15.479 i nuovi casi di coronavirus su 297.128 tamponi analizzati complessivamente nelle ultime 24 ore per un tasso di positività che si attesta sul 5,2%. I morti invece sono 353. I ricoveri in ospedale calano di 132 unità, quelli in terapia intensiva invece aumentano di 14. I dati del Ministero della Salute registrano un tasso di positività del 5,2%. Aumentano le terapie intensive a più 14 e scendono i ricoveri ordinari a meno 132. Nel periodo 27 gennaio-9 febbraio l'RT medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari allo 0,99%, in crescita rispetto alla settimana precedente. Il bollettino ordinario dell'unità di crisi della Regione Campania registra 1.616 nuovi casi, di cui 151 identificati da test antigenici rapidi. 1.411 sono gli asintomatici, mentre 54 i sintomatici. I tamponi del giorno sono stati 19.708, di cui 2.788 da test antigenici, mentre i deceduti sono stati 13, 12 nelle ultime 48 ore e uno deceduto in precedenza ma registrato soltanto ieri. I guariti invece salgono a 1.556, mentre il report posti letto su base regionale registra 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui occupati 110, mentre quelli di degenza disponibili sono 3.160, di cui occupati 1.313. È delle ultime ore la notizia che la Campania da domenica tornerà in zona arancione. Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, ha firmato in giornata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 21 febbraio. Insieme alla Campania in arancione vi saranno anche Emilia-Romagna e Molise. Una decisione che il governatore De Luca aveva anticipato nelle ultime ore parlando proprio di immagini da brivido negli ultimi giorni, gente in strada quasi sempre senza mascherina, zero controlli e alcune grandi città della Campania abbandonate a se stesse. E per questo dice che è inevitabile il ritorno alla zona arancione e se non stiamo attenti anche nella zona rossa. Il rover Perseverance della NASA è arrivato su Marte. Il segnale, arrivato a distanza di 11 minuti dall'evento a causa del ritardo nelle comunicazioni fra Marte e la Terra, indica che il rover ha toccato il suolo ed è pronto ad aprire una nuova pagina dell'esplorazione spaziale. La missione infatti è destinata a cercare tracce di vita passata e a raccogliere i primi campioni del suolo marziano che nel 2031 saranno portati sulla Terra da una staffetta di missioni nella quale l'Italia ha appunto un ruolo importante. Un lungo applauso dal centro di controllo ha accompagnato l'arrivo su Marte del quinto rover della NASA, che ha già inviato a terra le prime immagini riprese poco prima di toccare il suolo. Il veicolo è arrivato nel cratere Jezero, uno dei luoghi più suggestivi per una missione che va in cerca appunto di tracce di vita, proprio perché è un bacino di antichissimo lago. Questo significa che nei sedimenti potrebbero ancora conservarsi tracce di forme di vita passata.
La missione che ha portato Perseverance su Marte è Mars 2020, lanciata il 30 giugno 2020 e gestita da Jet Propulsion Laboratory della NASA. Per 2 anni il rover setaccerà il suolo per raccogliere i primi campioni destinati ad essere portati sulla Terra. Prosegue l'attività vulcanica dell'Etna con immagini esclusive del soccorso alpino che la Guardia di Finanza ha fornito. Per voi il servizio. Ci troviamo alla quota di 2500 metri e possiamo osservare un'attività molto violenta del cratere di sud-est. In questo momento c'è una ricaduta abbondante di materiale anche in queste zone. E in questi casi il soccorso alpino della Guardia di Finanza effettua servizio di interdizione per evitare che gli escursionisti si avvicinino alle aree pericolose. Da portati le sacche. Niente prove scritte, ma solo l'orale. Il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi conferma al Corsera le indiscrezioni sulla maturità circolate da giorni. Il maturando partirà da un elaborato ampio e personalizzato sulle materie di indirizzo, concordando con il consiglio di classe. Da qui comincerà l'orale, che si svilupperà poi sulle altre discipline. L'ammissione agli esami sarà disposta in sede di scrutinio finale dal consiglio di classe. Le prove, come era già previsto, inizieranno a metà giugno. L'ASL Napoli 3 Sud ha iniziato la somministrazione delle dosi di vaccino anti-Covid, impegnando medici di medicina generale, diventando la prima in Campania che in data odierna firmerà un accordo con i principali sindaci di categoria. Grazie a questo accordo, che è perfettamente in linea con l'intesa sottoscritta a livello nazionale, spiega Vincenzo Schiavo, segretario vicario di Federazione Italiana Medici di Medicina Generale Campania, i cittadini potranno vaccinarsi con l'assistenza di quegli stessi medici di famiglia che da sempre si prendono cura della loro salute. Per l'accordo sono stati individuati 30 siti vaccinali tra l'ASL Napoli 3 Sud e i sindaci di 30 comuni di competenza della stessa ASL, che fornirà personale su turni di 6 ore con il supporto delle aggregazioni funzionali territoriali. Si parte la prossima settimana con gli ultraottantenni, come riferisce l'agenzia Dire, ai quali sarà somministrato il vaccino Pfizer o Moderna. Durante un controllo del commissariato di Torre Annunziata, mentre transitavano su via Vittorio Veneto, gli agenti hanno individuato urla, risa, musica ad alto volume provenienti da un ristorante. Entrati hanno constatato che il locale era addobbato con palloncini e che erano stati allestiti tavoli da buffet, anch'essi decorati con candele e festoni, e che era stata inoltre predisposta una console per la musica. Si trattava di una vera e propria festa, come nulla fosse in fatto di restrizioni anti-Covid. Si trattava del compleanno di un 43enne. All'interno 57 persone, tra invitati e organizzatori, alcuni dei quali con pregiudizi di polizia. Sono state multate per inottemperanza alle misure anti-Covid-19 e uno degli invitati, un 44enne di Macerata Campania, è stato denunciato per aver violato la misura dell'avviso orale, aggravato dal divieto di possedere o utilizzare apparati di comunicazione radiotrasmittente, cui sottoposto perché trovato in possesso di un cellulare. Infine, il gestore del locale è stato poi sanzionato per inottemperanza alle misure anti-Covid-19 ed è stata poi disposta la chiusura della sua struttura per 5 giorni. Nuovo aggiornamento pandemico sul territorio casertano con i dati forniti dall'ASL di Terra di Lavoro. Nel bollettino di venerdì 19 febbraio sono 141 i nuovi positivi ai test, con 73 guariti e 7 deceduti.
Il saldo è di 61 nuovi contagiati. I tamponi processati sono stati 1.922 per un tasso di positività del 7,3%, in linea con quanto evidenziato nei giorni scorsi. Caserta è in vetta per numero di contagiati con 239 casi attivi. Maddaloni supera nuovamente quota 200 e tocca 202 positivi, seguita da Marcianise con 177. Un'operazione di controllo straordinario interforze contro lo smaltimento illecito e i roghi di rifiuti industriali, artigianali e commerciali è stata effettuata ieri nei comuni di Casoria e Santa Maria Capua Vetere. Il coordinamento della Prefettura di Napoli e quella di Caserta con altre forze di polizia delle province ha consentito di infliggere un ulteriore smacco della Regione Campania nell'ambito della cabina di regia Terra dei Fuochi. Controlli serrati sono stati effettuati anche intorno all'insediamento abitativo irregolare di Contrada Cantariello, in comune di Casoria, identificando e sanzionando i soggetti che vi si recavano per depositarvi rifiuti illegalmente. Prosegue incessante dunque lo sforzo di repressione e prevenzione dell'abbandono illecito di rifiuti provenienti da utenze domestiche, industriali e agricole, mirate anche alla discarica abusiva. Nella giornata di ieri, in particolare, sono entrati in azione 26 equipaggi per un totale di 64 unità interforze, nelle località e nei siti in cui abitualmente vengono abbandonati e quindi conferiti in modo illecito i rifiuti sul territorio. Controllando quattro attività imprenditoriali e commerciali, di cui due sequestrate, 83 persone identificate, di cui tre denunciate tra lavoratori irregolari, rei di illecite ambientali. Tre persone sanzionate e 45 veicoli controllati, di cui tre sanzionati, con circa 15.850 metri quadri di aree sequestrate. Infatti, circa 30 metri cubici di rifiuti speciali non pericolosi sono stati sequestrati e oltre 6.474 euro di sanzioni comminate. Il Napoli esce sconfitto per 2-0 sul campo di Granada e mette seriamente a rischio la qualificazione agli ottavi di finale in Europa League. La prossima settimana al Maradona ci vorrà un'impresa per ribaltare la situazione, ma per il Napoli, visto ieri sera in Spagna, la gara di ritorno sembra una montagna da scalare. Il gol della vittoria dei padroni di casa arrivano proprio in primo tempo in rapida successione. Al 19esimo c'è un traversone da destra di Kennedy sul quale irrompe Herrera che anticipa Di Lorenzo e insacca con un colpo di testa. 2 minuti dopo il Granada parte in contropiede sfruttando una pessima giocata offensiva di Politano. Makis serve sulla sinistra Kennedy che insacca con un tiro in diagonale. Dobbiamo essere più precisi, dobbiamo rivedere l'approccio alla partita, ma per come siamo messi e per quello che abbiamo fatto, meritavamo qualcosa di più. La priorità in questo momento è recuperare i giocatori. Siamo 10 contati. Abbiamo perso anche Politano. Passare o non passare, ma dove si va se siamo in 10? Ha detto il tecnico Gattuso. Buone notizie però dall'infermeria perché Ghoulam e Koulibaly sono appena guariti dal Covid. Passiamo poi alla Casertana. Tutto pronto per il big match di domenica al Pinto alle 20:30 che vedrà sfidarsi Casertana ed Avellino. A presentare il derby è il tecnico dei Lupi Braglia e quindi ascoltiamolo. Ah, una partita, loro stanno molto bene, sono veloci, sono una squadra molto, molto brava nel ripartire, una squadra che sta bene. La squadra sta facendo molto bene, le ultime partite penso ne abbiano vinte 7 su 9. Già questo te la dice lunga sullo stato di forma che hanno questi ragazzi. Noi sappiamo che sarà una partita difficile, sappiamo che se vogliamo fare risultato dobbiamo giocare al meglio delle nostre possibilità, sappiamo le loro qualità. Però sono partite, bisogna giocarle e poi vediamo. Noi siamo in un buon momento, abbiamo la fortuna, a parte il ragazzino, di poter schierare tutti, possiamo scegliere e speriamo di sbagliare il meno possibile. Questa era la nostra ultima notizia, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.